Oggi grande ospite, per la prima volta sull'orizzonte degli eventi, sono molto lieta e orgogliosa di ospitare Giulietto Chiesa. Con lui, che è un grandissimo esperto di Russia, abbiamo parlato appunto di che cosa accadde con il crollo dell'Unione Sovietica e come mai certi piani di colonizzazione della Russia siano andati in pratica falliti. E questa è una lezione che può essere utile anche per in senso generale, per tutti i paesi che rischiano di essere colonizzati. Poi parliamo del suo ultimo libro che narra di come è stato costruito il muro di Berlino. Parleremo di un aspetto molto interessante del comportamento della psicologia dell'elite attraverso un suo articolo che racconta un retroscena appunto di che cosa si aspettano dal loro futuro questi super potenti, questo super clan. Arrivederci, ciao a tutti e grazie. È un grande piacere, un grande onore oggi avere ospite Giulietto Chiesa. Allora, tornando alla fine a quello che si definisce il crollo dell'Unione Sovietica, lì come sono andate veramente le cose? Perché a differenza, per esempio, della Germania Est, che è stata totalmente distrutta e praticamente inglobata nella Germania Ovest. Invece, chi è andato a cercare di approfittare del crollo dell'URSS non ha potuto fare, insomma, lo shopping. Gli asset russi sono rimasti in mano russe. Sì, Questo è infatti stato sì. un po' un imprevisto. Com'è andata quel passaggio dall'Unione Sovietica alla Russia di oggi, alla Russia moderna? Insomma, c'è da dire molto. Io ho scritto due o tre libri su questo passaggio, che l'ho visto con i miei occhi, quindi sono stato uno dei testimoni diretti di quello che è avvenuto. E direi così, sostanzialmente è stato un tentativo riuscito all'inizio, solo all'inizio, è stato un tentativo riuscito di colonizzazione della Russia. Era nei piani. L'Occidente, l'America in primo luogo, dopo aver vinto la Seconda Guerra Mondiale all'interno, cioè la Seconda Guerra Mondiale l'hanno vinta i sovietici, stando alla storia. Poi l'America prese il comando perché era il paese più ricco e più strapotente, quindi ha fatto fuori la Gran Bretagna, che era l'impero britannico, è finito nel 1945 ed è diventata il dominatore, cioè l'imperatore del pianeta, di fatto. Loro hanno pensato che la Russia poteva essere conquistata e soggiogata e l'hanno distrutta. Non da soli, i russi hanno partecipato attivamente alla distruzione, all'autodistruzione, soprattutto l'intelligenza russa. Però anche loro hanno fatto un errore, gli uni e gli altri. E l'errore è stato di sottovalutare la storia, gli uomini. Non saprei dire diversamente. Il popolo, i popoli sono tutti il prodotto di una storia molto lunga e il popolo russo ha una sua psicologia collettiva molto potente, che è stata descritta meravigliosamente da Tolstoi. Guerra e pace è un inno allo spirito russo che spiega la vittoria contro Napoleone. La vittoria dei russi contro Napoleone è identica alla vittoria dei russi contro l'America. Napoleone era arrivato fino a Mosca, ha conquistato la capitale e poi ha dovuto ritirarsi, perché i contadini russi l'hanno incendiata. Nessuno gli aveva dato l'ordine di incendiare Mosca. L'hanno incendiata da soli, perché era arrivato lo straniero. E Napoleone si è trovato ad avere in mano la capitale della Russia senza sapere che la Russia era talmente sterminata che avere in mano la capitale non significava niente. Infatti fu sconfitto.
E allora dobbiamo fare un rapporto con il presente. Nel 1991 la Russia crolla, l'America la colonizza. Io uso proprio questo termine perché l'ho visto per i miei occhi. Si dollarizzò la Russia attraverso i Boeing che atterravano all'aeroporto di Sheremetyevo con i carichi di dollari. Venivano apposta, la zecca americana lavorò per 2 o 3 anni praticamente per rifornire di dollari la Russia, proprio in grande mano, insieme a dollari, Marlboro, automobili, tutto quello che avevano di bello, lo vendettero a 5 lire, gliele regalavano addirittura, perché tutti si dovevano abituare all'Occidente. E quindi tutte le televisioni furono regalate agli oligarchi, i quali cominciarono a lavorare sulle teste dei russi come lavoravano sulle teste degli americani. Quindi i russi se ne furono conquistati, sembrava vinta la cosa. E una delle ragioni, tra l'altro, per cui adesso l'America di George Bush, di Obama, meno quella di Trump, continua a essere furibonda contro Putin, è che Putin improvvisamente ha interpretato il sentimento del popolo russo. Cioè il popolo russo aveva dentro la sua tasca, qualche tasca segreta, aveva in mano, aveva in mente la sua storia, la sua identità. I popoli hanno una identità. Me ne sono, devo dire, dico cose che 30 anni fa non avrei detto, perché non le sapevo. Le ho viste in Russia, le ho viste in azioni in Russia, ho visto come i popoli reagiscono come degli individui, in molti casi, reagiscono collettivamente. E quando il tentativo dell'America di americanizzare, non solo di far diventare i russi consumisti, ci sono riusciti, hanno fatto diventare i russi consumisti, hanno fatto diventare i russi molto individualisti, però non sono riusciti a conquistare lo spirito dei russi. Lo spirito dei russi non è né una cosa né l'altra. E chi va in Russia, non solo nelle capitali dove praticamente è già Occidente, no, ma va dentro la Russia e va a parlare con i russi così come vivono, pensano, si accorge che i russi non sono uguali a noi, perché per esempio hanno un tempo diverso da noi. Il tempo dei russi non è uguale al tempo degli europei, che se ne dica, così come il tempo degli arabi non è il tempo dei russi, non è neanche il tempo degli europei. E quindi l'idea di esportare una civiltà e di imporla a un'altra civiltà avviene solamente o a prezzo di uno sterminio totale. Sì, allora se li ammazzi tutti, va bene. Gli americani hanno ammazzato tutti gli indiani e non c'era più traccia di indiani, e quindi è chiaro che non è rimasto il popolo indiano. Ma se tu hai un popolo che ancora vive, tu dovrai tenere conto della sua storia, della sua memoria, delle sue abitudini, della sua religione o della sua religiosità, perché queste sono cose reali. Io penso, per esempio, che il pensiero è una forma materiale, non solo spirituale. Il pensiero è una cosa che modifica le circostanze, e quindi è un fatto materiale in qualche misura. Quindi l'idea dell'esportazione della democrazia in tutto il mondo è una scemenza innaturale, perché non solo impoverisce tutto il mondo, perché diventare tutti uguali sarebbe perfino tremendamente noioso. Quindi, tornando al discorso della Russia, il problema è questo: la Russia è rinata, in qualche misura è risorta, e si è ripresentata di fronte all'Occidente come una grande potenza, cosa che l'Occidente non può tollerare. E quindi l'assurdità di certe cose che accadono, cioè il tentativo di disegnare, per esempio, Vladimir Putin come un nazista, come un orribile, un mostro. È una persona assolutamente normale, molto intelligente, che è in sintonia banalmente col suo popolo. Che vuol dire che fa le cose tutte giuste, niente affatto? Io per esempio ritengo che la politica interna di Putin non è buona, non è stata buona. Lui è da 20 anni, 19 anni al potere, e non è riuscito a far fare un passo avanti nell'organizzazione democratica del suo paese. Mi spiace, ma è così.
lui è uno che è riuscito a interpretare i russi, nel senso che gli ha detto: voi siete un grande popolo e io sarò il presidente di un grande popolo. E quindi io difenderò le caratteristiche del nostro popolo. Quando lui dice: io difendo l'interesse nazionale innanzitutto, nel mio paese. E questo, di nuovo, è intollerabile. Per un impero trovarsi di fronte a un potenziale suddito che gli dice: no, con me non lo puoi fare, a me non mi devi dare ordini, vogliamo discutere, discutiamo, ma ordini non me ne dai. Questo per l'America, per il gruppo, non per l'America, per l'elite politica degli Stati Uniti d'America è ancora indigeribile, e questo rende l'America molto pericolosa, perché è da lì che viene la minaccia di guerra. La Russia non ha bisogno di guerra, così come la Cina non ha bisogno di guerra. Questo è il punto che bisognerebbe che molti capissero, e invece molti non capiscono perché sono completamente manipolati dall'informazione occidentale. E io rimango molto esterno a questo. Io da quando sono tornato alla Russia, forte del bagaglio che mi sono portato dietro, io fin dall'inizio ho capito subito che l'Occidente sta nei guai, perché l'Occidente non è capace di riconoscere la situazione. La situazione è cambiata, mi dispiace cari amici, io non ho niente contro l'America, ma se l'America continua a dettare legge come sta facendo, creerà solo dei grandi guai, perché il mondo che 150 anni fa lo si poteva conquistare con le cannoniere o con le armi, come è stato fatto, non è più quello. Allora non avevi nessuno capace di difendersi, adesso c'hai dei giganti, due soprattutto, che sono in grado di difendersi, e anzi sono in grado di farti male se li tocchi, e sono la Cina e la Russia. Questo è il quadro nuovo, e da questo punto di vista Putin è stato un gigante politico, di un'intelligenza straordinaria. Cioè lui ha capito chi aveva di fronte, ha capito la pericolosità dell'America ed è riuscito a imbrigliarla con l'intelligenza. Perché guarda solo il caso dell'Ucraina. Tutta la vicenda ucraina che è stata raccontata all'Occidente con grandi menzogne quotidiane, sistematiche, c'è ancora della gente adesso che quando si discute di Ucraina dice: ma la Russia ha invaso l'Ucraina. Ma come ha invaso l'Ucraina? È l'America che ha invaso l'Ucraina. La Russia non c'era. La Russia l'aveva lasciata libera da 25 anni l'Ucraina. Anzi, se dovessi fare, e l'ho fatto, l'ho detto anche a più riprese, quando sono stato in Russia, io vado spesso in Russia, parlo, faccio conferenze, scrivo articoli, vado in televisione, e come straniero che non odia la Russia, io vengo accettato come un interprete amichevole, mi interpretano come un amico della Russia, ma io posso, per questa ragione posso anche dire delle cose molto pesanti, e infatti le dico, e gli ho detto: ma guardate che voi mi accusate l'Occidente di averci, l'America, di avere pappato l'Ucraina contro di voi, di averla portata via sotto il caso, sullo zerbino di casa, ma voi dove eravate? È un paese che parla, il 90% parla russo, che cosa avete fatto in questi 25 anni per creare un clima favorevole alla Russia? Avete lasciato la gestione, l'ho detto pubblicamente più di una volta, avete lasciato la gestione del rapporto con l'Ucraina agli oligarchi russi, i quali si sono messi d'accordo con gli oligarchi ucraini, alle spalle del popolo russo e del popolo ucraino, per la verità, così è andata. Quindi, che vi aspettavate? Che vi amassero? Mentre dall'altra parte c'erano gli americani che compravano tutte le televisioni ucraine, tutti i giornali ucraini, mettevano i loro uomini a fare della politica antirussa, educavano nelle scuole i giovani a essere antirussi e ad accusare la Russia di tutte le debolezze che aveva l'Ucraina. Dove eravate voi? Che ambasciatori avete mandato a Kiev in tutti questi 25 anni? Gente che corrotta, che si faceva la sua vita tranquillamente stando rinchiusi in lussuose ambasciate senza fare niente, neanche un'iniziativa culturale. Quindi la colpa è anche vostra, che avete sbagliato la vostra politica. Anche, l'Unione Europea ci ha messo del suo in Ucraina. Non ne parliamo. Durante Euromaidan abbiamo visto la sfilata di tutti i più importanti dirigenti europei occidentali che andavano a dire agli ucraini: sì, forza, ribellatevi, contro chi?
contro chi si devono ribellare? Contro se stessi devono ribellarsi. Gli hanno detto: venite in Europa che sarete trattati come dei principi. Si vede, in Europa non entreranno né oggi né domani, probabilmente per 3 generazioni se lo sognano, supposto che resista l'Europa, tra l'altro. Quindi è stata tutta una grande commedia, e la cosa più divertente di tutte è che è stata raccontata agli occidentali come se fosse Putin che voleva attaccare l'Ucraina, che non c'è neanche una mezza verità, questa è tutta interamente falsa. E quindi che deve dire? Allora io e lei che parliamo di informazione, lei vuol fare l'informazione per quelli che la seguono, io la voglio fare per quelli che seguono me, ci troviamo di fronte a un sistema informativo che fa letteralmente schifo, in cui milioni di persone vengono svillaneggiate tutti i giorni con la più grande impudenza da un piccolo ristretto gruppo di farabutti che hanno il controllo della televisione, che dovrebbe essere nostra e invece è la loro. Quindi abbiamo un pubblico diseducato, non più capace di fare analisi elementari, come dire, di connettere i punti, e quindi è un pubblico manipolabile. Noi abbiamo anche libero di non essere d'accordo con quello che ascolta, che sente dire. Sì, ma è una minoranza. Perché si crea, invece si vuole creare una sorta di consenso artificiale, perché non c'è dissenso. Mentre invece io posso anche non essere d'accordo con quello che ascolto, anzi è auspicabile che l'informazione offra anche qualcosa che può essere contestato. Sì, supposto che tu abbia un minimo di sicurezza su quello che dici, ma siccome questa è un'informazione dei corrotti, è gente che ha paura della verità, non è che vuole il confronto, non lo vuole il confronto. Lo rifiuta il confronto, e quindi vuol dire che ha paura, non c'è che una spiegazione per questo. Per esempio, io adesso non mi lamento, non mi importa niente, ma sono 3 o 4 anni che non vengo più invitato a nessun talk show. Lo dico non perché mi lamento della mia condizione, non mi importa niente, lo dico perché è noto in tutta Europa che io sono uno dei maggiori esperti sulla Russia. Ma non mi invitano neanche a fare l'esperto della Russia, cioè non gli interessa proprio di sentire delle cose vere, delle cose che io so e che sarebbero utili per il pubblico. No, io devo essere, perché loro vogliono avere la piazza tutta per loro per raccontare le cose che gli dettano dagli Stati Uniti d'America. Cioè sono diciamo così, la classe giornalistica è molto simile a una Giovanna Botteri moltiplicata per 1 miliardo. Sono tutti Giovanni Botteri. Ah, Obama, l'America è questa. E quindi cosa ci si può aspettare? Di fronte al fatto che noi abbiamo ormai da tempo il grande educatore o diseducatore di un paese, è la sua televisione. La televisione riflette il paese, ma il paese è riflesso dalla televisione. Qui Pasolini aveva detto delle cose sacrosante per primo con 50 anni di anticipo, e il problema è che questa televisione sopra le spalle della quale dovrebbe essere poggiata l'educazione collettiva del popolo italiano, invece di educarlo lo diseduca, lo manipola, lo istupidisce e lo rende cieco. Questo è quello che sta accadendo. Tornando alla Russia, una cosa che appunto si può collegare anche col discorso dell'informazione, la perestroika, che cos'è stato? È stato quello che ci hanno raccontato, oppure quello che ci hanno raccontato mancava di qualche pezzo, non è stata interpretata correttamente? La perestroika l'hanno raccontata gli americani, in realtà. Io l'ho vissuta bene dall'interno, perché sono stato amico di Gorbaciov, sono stato e sono tuttora amico di Gorbaciov, e ho visto i suoi tentativi, le motivazioni, le condividevo. Anche io ero uno di quelli che sperava in una democratizzazione della Russia, proprio perché avevo un'alta stima dei russi, e sono convinto che la perestroika sarebbe potuta anche rimanere in qualche misura
come un'operazione di successo se l'intelligenza, se l'intellettualità russa non fosse stata già profondamente corrotta e lontana dal suo popolo. L'intelligenza russa ha abbandonato Gorbaciov, lo ha lasciato solo nel tentativo che lui faceva di modernizzare e democratizzare il paese. C'era bisogno di questo? Secondo me sì. Secondo me sì. E non c'è stato. E non c'è stato perché l'Occidente non lo ha voluto. L'Occidente poteva aiutare Gorbaciov, non l'ha aiutato. Al G8, al G7 di Londra, io me lo ricordo benissimo, quando Gorbaciov era il 90-91, all'inizio del 91, c'era ancora vivo De Michelis, Gianni De Michelis, che io conoscevo bene dai tempi dell'università, lui era ministro degli esteri, e andai a Londra come inviato speciale e lui mi raccontò proprio in quei giorni, una sera, ci siamo visti durante il G7, e lui mi disse questa frase che mi è rimasta impressa: quest'oggi abbiamo fatto fuori Gorbaciov. Testuale. No, ma lui era contrario, era molto incazzato quando vi raccontò questa cosa. Dice: lui e Andreotti, tutti e due, furono tra quelli che volevano che il G7 desse il prestito a Gorbaciov. Gorbaciov era andato al G7 per dire: datemi respiro, datemi la possibilità di reggere ancora qualche tempo e allora io farò le riforme che sono necessarie. Ma gli ci voleva tempo, perché non è che passi da un'economia socialista, che questo è un grande discorso, perché lei ha ragione a pormi questa questione, bisogna capire in realtà come stavano le cose. Il passare da un'economia interamente statalista, qual era quella che Gorbaciov ha ereditato nel 1985, passare a un'economia di mercato anche gradualmente avrebbe richiesto tempo. Invece quelli che sono arrivati dopo, quelli quando Gorbaciov è caduto, è arrivato Yeltsin, poi fecero il governo Gaidar, quella era gente che aveva studiato a Harvard, non sapeva niente del socialismo. E quindi dissero: in pochi mesi facciamo la privatizzazione generale della Russia. Hanno privatizzato la Russia. Lo sa quanto hanno stabilito fosse il costo dell'intera Unione Sovietica nel 1991, 90, inizio del 92? Il calcolo fu che il valore della Russia era 10 miliardi di dollari. Le scappa da ridere? E invece è così. Il calcolo fatto a Harvard era 10 miliardi di dollari. E privatizzarono la Russia, si fa per dire, con 10 miliardi di dollari, i voucher famosi che distribuirono tra la popolazione, dicendo alla gente e mentendo che adesso voi diventate padroni della Russia. Erano 130 o 140 milioni, loro diedero un 140 milionesimo di quella proprietà, cioè di 10 miliardi, a ciascuno dei cittadini russi, i quali, non avendo niente, non avendo capito neanche niente, pigliarono quei voucher come se fossero un valore. In realtà, dopo pochi mesi, fu svalutato il rublo e quella diventò carta. E quindi alle fermate della metropolitana di Mosca c'erano gli studenti che venivano assoldati con degli zaini pieni di rubli e andavano in giro chiedendo alla gente: lei c'ha il voucher? Me lo vende, glielo pago 5.000 rubli. In quel momento il voucher valeva sì e no 150 lire, vecchie lire, era una cosa tremenda. Furono truffati, dopodiché quelli raccoglievano i voucher e andavano alle aste dove si compravano le fabbriche russe. Compravano le fabbriche russe. Questa è stata un'espropriazione di massa avvenuta nello spazio di un anno delle proprietà russe. Quindi Gorbaciov ha fatto un sacco di errori, ma aveva un progetto, che era un buon progetto, che sarebbe stata una Unione Sovietica non a 15 stati, ma a 12 stati, perché Gorbaciov aveva già capito che le tre repubbliche baltiche non potevano rimanere se non represse. E quindi lui aprì la strada per farle uscire, però lui non voleva distruggere l'Unione Sovietica, voleva mantenere un'Unione Sovietica a 12 stati, democratizzata, con tre partiti. Era un tentativo che, se l'Occidente fosse stato non così avido, diciamo così, hai capito, avevano un grande pallone da prendere, bisognava prenderlo e hanno deciso di prenderselo.
Ecco perché io dico che l'Occidente è stato decisivo, perché i russi non potevano capire la situazione per 101 motivo. I russi erano convinti che l'Occidente era meglio e quindi non avevano la forza di reagire, non conoscevano il capitalismo, avevano una descrizione del capitalismo e dell'Occidente interamente falsa. E quindi, perché erano stati già, come dire, avevano già avuto nel cervello il messaggio che arrivava attraverso le televisioni, DVD, film americani e tutto il resto. Quindi i russi erano già presi, erano già catturati. Però più intelligenti sapevano che le cose non stavano così. Gorbaciov, per esempio, una cosa che mi colpì, che quando l'ho conosciuto, verificai di persona che non sapeva come funzionava una carta di credito. Ed era il segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, la seconda potenza mondiale. E il suo segretario generale aveva un'idea del capitalismo che era concentrata in questo piccolo fatto, non sapeva che esisteva la carta di credito, o meglio, sapeva che esisteva, ma non sapeva come usarla. Se non aveva qualcuno che glielo spiegava vicino, era, capito? Quindi la cosa che posso dire era che lui era un uomo onesto che fu lasciato solo, sostanzialmente, da sinistra e da destra in Russia, e soprattutto tradito da un Occidente che, a mio giudizio, avrebbe avuto tutto l'interesse a mantenere la Russia e a mettersi d'accordo con una grande Russia potente. E invece l'Occidente ha deciso di azzerare la Russia. E del resto l'aveva già scritto Brzezinski prima, molti anni prima, quando aveva detto: primo obiettivo far fuori la Russia comunista, poi far fuori la Russia. Ed è qui stato l'errore, perché il passaggio dalla Russia comunista alla Russia capitalistica c'è stato, ma il passaggio dalla Russia capitalistica alla Russia subalterna e colonizzata non c'è stato. Ecco il punto. Ma cos'è che ha impedito appunto questa colonizzazione finale, che in pratica invece sembra che stia accadendo all'Europa? Cos'è che ha impedito proprio tecnicamente? Tecnicamente non so se c'è una risposta tecnica a questo problema. Io ho già parlato prima dello spirito russo, perché c'è l'imponderabile, c'è l'eterogenesi dei fini. Chi è che poteva immaginare che Putin sarebbe venuto fuori? Putin non era nessuno. Quando è stato eletto, designato come il futuro presidente della Russia, era un signor nessuno. Ma per dire che uno che è un signor nessuno diventa presidente della Russia, non si può fare senza dimenticare che i russi hanno vinto la seconda guerra mondiale contro il più grande esercito del mondo. Torniamo alla storia. Stalingrado, chi c'era in combattimento? C'era il più grande esercito mai concepito in termini militari, che stava stravincendo. E si è trovato di fronte un esercito molto più debole, ma dotato di uno spirito invincibile. Non voglio fare della retorica, ma quello che è successo a San Pietro, a Stalingrado, guardi che chi ha studiato la storia di quella battaglia e di quel momento capisce che cosa è accaduto lì. Quindi la tecnica non c'è. C'è il fatto che il popolo russo, dopo essere stato ingannato pesantemente dagli oligarchi e dai democratici russi, ha capito che non si voleva andare, non voleva andare in quella direzione, e non ci è andato. Per raccontare questa apparente contraddizione, le posso dire che l'anno scorso ho assistito a una discussione all'interno di un gruppo tutto di cosiddetti patrioti russi. Li dico cosiddetti perché in Occidente normalmente questi patrioti russi vengono considerati i fascisti, non si sa come mai, fascisti o nazisti, semplicemente perché non sono come noi, questo è il punto fondamentale. E però invece io li frequento e scopro che sono molto interessanti come interlocutori. In ogni caso non si possono definire fascisti perché loro hanno distrutto il fascismo, quindi c'è poco da dire, loro hanno distrutto il fascismo, non possono essere fascisti, non è questo il discorso. La discussione verteva su Putin, mi hanno invitato a una discussione, non è che fosse un piccolo gruppo, non era una setta, erano quasi 300 persone, una grossa assemblea,
E a un certo punto uno di loro si alzò e disse: quello che sta succedendo è una domanda, la domanda che, sia, che lei ha posto a me, loro se la pongono anche loro. Come mai è accaduto che questo paese, che era stato già così svillaneggiato, umiliato, colonizzato, dopo essere stato una grande potenza mondiale, riesce a ricostruire una forma di resistenza e elegge un presidente che ha le stesse idee? E uno ha detto questa frase molto bella: siamo ancora di fronte al problema aperto, se sia stato Putin che ha rimesso insieme il popolo russo o se è stato il popolo russo che ha rimesso Putin insieme, che non è una banale considerazione, non è una banale considerazione, perché ha molti elementi a sostegno. Io per esempio su questo punto io le faccio esempi perché è difficile spiegare certe cose senza averle sentite dire da loro, se no sono le mie interpretazioni, contano meno di quello che ho sentito dire da loro. Ho visto quando c'è stato il grande problema dell'Ucraina, il colpo di Stato antirusso in Ucraina e la secessione della Crimea. Io dico secessione perché so com'è avvenuta e l'ho vista con i miei occhi. La Crimea, noi diciamo, scriviamo dappertutto, su tutti i giornali, l'annessione della Crimea. Non è vero, quella parola è falsa, non c'è stata nessuna annessione della Crimea, c'è stata la secessione della Crimea. Ma questo è un discorso, se vuole ne parliamo in un'altra circostanza. Perché io so, per esempio, che il referendum che c'è stato, questo nessuno lo sa, nessuno se lo ricorda, fa finta di non ricordarselo. Dopo il colpo di Stato in Ucraina, per 2 minuti glielo spiego, dopo il colpo di Stato a Kiev, nel febbraio, forse il 18 febbraio, adesso non ricordo più la data esatta, il Parlamento della Crimea, che era il Parlamento della Crimea che c'era sotto l'Ucraina, non è che il Parlamento della Crimea l'ha eletto Putin o l'hanno eletto a Mosca, c'era la Repubblica di Crimea, all'interno della Repubblica Ucraina che era già costituito. Quel Parlamento c'era già prima che ci fosse Maidan, prima del colpo di Stato. Quel Parlamento lì si riunisce e dice: noi non siamo d'accordo con quello che sta succedendo a Kiev. È normale che fosse così. Quel Parlamento era composto in gran parte di russi. Se tu fai un colpo di Stato in cui la prima cosa che decidi il giorno dopo è di abolire la lingua russa, beh, tu capisci che se sei russo ci fai una pensata. Infatti questi si riuniscono e dicono: ma questi sono impazziti, noi non vogliamo questa cosa qua, noi non vogliamo essere diventare improvvisamente in un colpo solo un popolo di secondo grado. Erano, secondo tutte le valutazioni, i russi in Ucraina sono più del 28%, secondo le mie valutazioni e le loro. Quindi quasi un terzo della popolazione è russo e tu fai una rivolta antirussa, colorata di nazismo, costruita dagli americani. Bene, quindi non è stata un'annessione, è stata una, non è stata un'annessione, è stata una secessione dell'Ucraina decisa con tutti i crismi della legalità dal Parlamento ucraino che indice un referendum che stravince dopo 2 giorni con l'87% dei consensi. Quindi dire che Putin si è preso l'Ucraina e se l'è annessa è storicamente non vero, fattualmente non vero. Lasciamo da parte. Io ero a Mosca in quei giorni perché sono fortunato come giornalista, tutte le volte che succede qualche cosa io sono sempre nel posto giusto, quasi sempre. E quindi ero lì e avviene l'evento. Io guardo in televisione e poi vado sulla Piazza Rossa dove c'era una manifestazione di massa. E quella manifestazione non era con i pullman portati al Cremlino, era la gente che andava nella Piazza Rossa in modo confuso, disordinato. C'erano 500.000 persone che si sono mosse dalle loro case per applaudire la decisione della Crimea, per applaudire. Poi ci andò Putin, fece il comizio, ma io ho visto la gente, non di Crimea, ma i russi della Russia che piangevano. Per la gioia, perché era, infatti lui, Putin, ha usato una parola straordinaria per me. Quando andò a parlare in piazza, disse:
l'Ucraina e la Crimea è ritornata all'ormeggio della sua storia. Bellissima frase. Cioè, lui non ha fatto una grande retorica, deve solo ritornare. Cosa possiamo fare? Le possiamo solo accettare, accogliere. E infatti così è andata. Certo Putin era contento, certo Putin ha fatto di tutto perché gli ucraini non impedissero quel referendum, certo che ha fatto di tutto, certo che ha mobilitato a Sevastopoli tutta l'armata che era presente, ma Sevastopoli era già città russa, scusate tanto, c'era tutta la flotta dell'armata rossa e tutti avevano capito che se cadeva Sevastopoli dopo 2 minuti sarebbero arrivati gli americani. Quindi che stupore c'è? Bisogna essere proprio ingenui a pensare che tutto questo sia avvenuto in modo diverso. Così è avvenuto e ho capito che in quel momento Putin aveva acquistato una popolarità strepitosa, proprio strepitosa. Nel 2014 Putin ha fatto un gesto in quel momento che è stato cruciale per tutta la sua vita e per la vita della Russia, secondo me. E questo si spiega solo con lo spirito di un popolo, perché loro si sono sentiti forse per la prima volta dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 2014, anche qui l'eterogenesi dei fini, questi volevano provocarli e la situazione si è rovesciata nel suo opposto. Putin ha guadagnato tutto il prestigio interno di cui aveva bisogno e quindi nonostante il fatto che la sua politica interna non sia buona, lui ha una enorme fiducia dei russi. I russi hanno fiducia in lui perché sentono che lui li interpreta nella loro più profonda esigenza, non quella di mangiare bene o di vivere bene, ma quella di sentirsi loro, non so come dire, sentirsi loro stessi, di avere una nuova coscienza collettiva, e questo secondo me è una forza incontestabile. Questo si spiega, capito? Quindi non so se ho risposto alla sua domanda, ma gran parte è stata un'occasione perduta dall'Occidente. Poteva andare diversamente, l'hanno perduta, hanno sbagliato, si sono trovati di fronte di nuovo la Russia, più potente di prima. Quindi questo è un monito un po' per tutti coloro che magari anche adesso vorrebbero fare la guerra alla Russia, attenzione perché questo spirito russo è, possiamo dirlo, invincibile, perché insomma c'è andato contro Napoleone, Hitler, poi anche questa elite della finanza mondiale, quindi la Russia è un po' ha sì. questi anticorpi che la salvano, e possiamo dire anche che in un certo senso quando trova appunto un leader che interpreta il suo spirito diventa ancora più invincibile. Certo. E questo è, insomma, è anche strano che qualcuno di fronte a tutte queste ricorrenze storiche pensi ancora una volta ancora di poter sconfiggere questo spirito. Sì, e questo dimostra che i nostri governanti sono un po' sciocchi anche loro, nel senso che il fatto di non voler discutere e di volerci, diciamo, vendere una Russia che non è quella che è, poi sostanzialmente, e poi alla fine finiscono per credere alle loro menzogne. La Russia non è questo, la Russia non minaccia nessuno, cioè vuol dire semplicemente questa piccola banalità. Io sono stato molto, sono uno che conosce bene il Baltico, ci sono stato molte volte, sono stato addirittura candidato per le elezioni europee del 2009 in Lettonia, e magari per un pelo non sono stato eletto addirittura, un deputato italiano che diventa deputato europeo per interposta persona, cioè russo. Comunque questa è una storia molto bella, ho scritto un libro, Il candidato Lettone, che mi è piaciuto molto scrivere e fare quell'esperienza. Dicevo, dire agli estoni, ai lettoni e ai lituani, fargli credere che la Russia, e far credere a tutta l'Europa, che la Russia sia presta a invaderli, è una sciocchezza clamorosa. Come le ho detto prima, Gorbaciov aveva già deciso che questi 3 paesi li lasciava andare, era già deciso ai tempi di Gorbaciov, quindi che adesso la Russia li voglia riconquistare, praticamente sono 3 milioni di persone, è una cosa che non interessa a nessuno. La Russia c'è già al porto sul Baltico, che San Pietroburgo va benissimo, è più efficiente, non ne ha bisogno,
non c'è nessuna minaccia nei confronti dei baltici, così come non c'è nessuna minaccia russa nei confronti dei polacchi. Non è, è proprio una descrizione della Russia così sciocca, così primitiva, così provinciale, che ci impedisce di capire. Cioè, se noi, perché abbiamo mandato la NATO lì in Estonia, i nostri aerei che sorvolano il Baltico? Ma perché cosa? Ma perché la Russia vuole invadere? La Russia di oggi non è più la Russia che vuole invadere nessuno, perché innanzitutto non ne ha bisogno. In secondo luogo sono abbastanza intelligenti a fare i conti e non ci sarebbe, ma non c'è neanche la minima possibilità di una provocazione militare russa. Non esiste in Europa questa cosa, ma noi abbiamo convinto tutta l'Europa che dobbiamo estendere la NATO fino ai suoi confini, anzi addirittura includere e inglobare la, la Ucraina, poi metterci dentro anche la Georgia, poi se possibile pigliare anche l'Armenia. Ma noi la stiamo accerchiando la Russia, vogliamo dire le cose come stanno? Noi stiamo accerchiando la Russia, non è la Russia che vuole attaccare noi. Capito? Tutto questo rovesciamento non deriva da loro, deriva da noi. Tutto lì. Posso chiederle del suo ultimo libro che so che ha scritto sul muro di Berlino? Il muro di Berlino col punto interrogativo. Sì, sì. Chi ha costruito il muro di Berlino? Punto interrogativo. Il valore di questo libro sarà, era più dall'inizio, sarà proprio in quel punto interrogativo, perché tutti pensano di sapere questa cosa qua, perché tutti pensano di sapere, che domanda è, chi ha costruito il muro di Berlino? L'ha costruito Stalin, i comunisti che sono tutti cattivi, e che quindi, cioè, come ho scritto proprio all'inizio del libro, il muro di Berlino nella mentalità della gente occidentale di, quanti anni sono passati, 30 anni, 40 anni dopo, anzi un po' più di 40 anni, è nient'altro che l'emblema del fallimento del comunismo, della orribile utopia totalitaria del comunismo, e basta, che è stato punito dalla storia, appunto, e basta, niente, la gente non ha in testa nient'altro. E per questa ragione che, siccome quest'anno si doveva festeggiare il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, io ho pensato di scrivere un libro sulla creazione del muro di Berlino e poi di metterci punto interrogativo, perché sapevo benissimo che le idee correnti che ci sono in quel campo, ma in tutti i campi in realtà del sapere attuale, del sapere contemporaneo, sono tutte false. Molto semplicemente. Perfetto, io dico la verità, proprio ieri sera così ma discutevo con delle persone, mi sembra che ci sia invece molta, molta, molto affetto per, per quell'epoca, insomma io ho l'impressione a volte che il 20° congresso non sia mai esistito, sembra che appunto si ritorni un po' al passato, una certa nostalgia, mi sembra di sentire molti nostalgici in giro, ecco. Certo. Lo credo bene, capisco che siano nostalgici, da come vanno le cose. Il penultimo libro che ho scritto, che è uscito in Italia con il titolo di Putinfobia, che non era il titolo vero, mi è stato suggerito dall'editore, il titolo che avevo pensato io era Russofobia 2.0, così è uscito in Russia e in altri paesi. Il penultimo libro si apre con un capitolo che io ho intitolato Il guaito dei cani. Perché? Perché mi ha fatto venire in mente proprio questa cosa, e cioè che i cani guariscono quando sentono arrivare il terremoto. Loro non sanno, non hanno la teoria del terremoto, avvertono il pericolo e guariscono di paura. Ecco, noi siamo più o meno nella stessa situazione, noi siamo in una situazione palesemente pericolosa, non sappiamo perché. Non siamo informati delle ragioni di fondo, ma avvertiamo il pericolo e quindi guaiamo. Questo è il punto in cui ci troviamo. Allora dici, ci sono molti che sono nostalgici. È evidente che ci sono i nostalgici. Tutti quelli che hanno vissuto la loro vita, la loro giovinezza, che era un'altra cosa, non era particolarmente bella, era lotta, era scontro, era battaglia politica, ma almeno ci avevano delle idee, avevano dei progetti, avevano un futuro davanti. Adesso invece, come lei sa benissimo, la gran parte dei giovani non ha neanche un futuro davanti. Beh, questo però è stato voluto, perché in effetti
oggi come oggi, che cosa viene proposto ai giovani? Viene proposto da un lato il consumismo, vabbè, poi viene proposta questa controllatissima internet che sembra il luogo della libertà, ma in realtà è controllata da varie agenzie di controllo, appunto, che si chiamino Facebook o Twitter, insomma, i social sono, pare che siano un vecchio progetto, vecchissimo progetto di controllo dell'opinione pubblica. Poi cosa si propone? Si propone lavoro precario, si propone dei diritti cosmetici al posto di quelli fondamentali. Quindi questo però non si può negare che non sia progressismo questo modo di gestire i bisogni delle persone. Viene venduto come progressismo, com'è possibile? Viene venduto come progresso. Io, per esempio, posso dire per quanto mi riguarda che, avendo vissuto tutta la mia vita con l'idea che il progresso è positivo, adesso mi trovo a riflettere e prevalentemente a pensare che il progresso non è necessariamente positivo. Ci sono Sono d'accordo. parti di progresso che sono molto negative. Anzi, questo progresso che abbiamo di fronte. Naturalmente io non smentisco tutto il progresso che c'è stato dal momento in cui Galileo Galilei ha detto che ha esposto il concetto della certa esperienza, della sensata esperienza della certa dimostrazione. È un grande progresso umano, ci ha fatto conoscere un sacco di cose e quello era progresso. Ma quello che sta avvenendo oggi è diventato disumano. È diventato inumano, non lo so, bisogna trovare un termine. Quando, per esempio, io sento dire, ah, quello lì si comporta come un fascista, è un termine lato, non corrisponde, non è più così. Non si può più ragionare in termini di fascismo e di antifascismo, perché il fascismo non c'è, non esiste, è una sciocchezza, è una vergogna che venga utilizzato come viene utilizzato in continuazione. Da questi sciocchi della sinistra. Il problema principale è che è un'altra cosa, questa che sta avvenendo non è più una cosa umana, non so. Tutto ciò che sta avvenendo è tecnologico, per esempio, e la tecnologia si sta rivelando come totalmente, e più passa ogni minuto che passa. 5 minuti fa eravamo meno disumani di quello che siamo adesso, e ho l'impressione che fra 6 mesi saremo molto più disumani di adesso. Poi ci sono anche quelli che pensano che bisogna diminuire la popolazione civile, eccetera, eccetera, ma sulla Terra intendo dire, bisogna ridurre la natalità, bisogna fare in modo che siamo diventati troppi, eccetera, eccetera, tutte cose che richiedono una discussione a parte e che però c'è un altro punto che mi lascia perplesso, in effetti molto perplesso, perché molti me lo chiedono, ma scusa, ma quelli che avessero questi piani così distruttivi, tra quelli che stanno mettendo in piedi il 5G, non si pongono il problema di cosa succederà ai loro figli, a loro stessi Grazie. e a loro stessi. Infatti qualcuno me lo chiede, ma sono davvero matti? E la mia risposta, l'amore è la mia risposta è sì, sono matti. Noi viviamo in un mondo in cui le decisioni principali vengono prese dai tenenti che hanno il potere. E che sono diventati, semmai l'obiettivo, semmai il problema principale è chiedersi perché sono diventati, che cosa li ha fatti diventare così dementi? Questa è la domanda importante alla quale io non ho una risposta. Probabilmente è perché noi abbiamo introdotto nella natura di questo nostro pianeta degli elementi che sono innaturali. Non ce ne siamo accorti per un po' di tempo, ma adesso cominciamo forse ad accorgercene. È possibile che chi gestisce l'economia mondiale e si è trovato in mano delle ricchezze, delle fortune neanche immaginabili, con delle sfilze di zeri di miliardi, a quel punto il denaro perde anche di significato, perché quando uno accumula una ricchezza che non potrebbe godersi neanche in 10 vite consecutive, a quel punto il denaro non ha, perde
perde significato, acquista significato il potere. Quindi a un certo punto si sostituisce l'accumulo del denaro con l'accumulo del potere. Questo potrebbe spiegare questo impazzimento di queste elite che a un certo punto innescano una sorta di autodistruzione perché è il potere assoluto che cercano più che il denaro, una sorta di droga. Il potere assoluto deriva da un denaro assoluto, infatti, in realtà, che potere nella società contemporanea costituisce esattamente un sinonimo. Potere e denaro sono la stessa cosa a questo punto. In molte epoche il potere è stato anche indipendente, relativamente indipendente dal denaro, però adesso è chiaramente il potere e denaro, infatti tutto il potere sta dove c'è tutto il denaro. Quindi la risposta è, secondo me, è che siccome è gente che vive nella anormalità, non più nella normalità, anche loro non possono essere normali. E quindi noi commettiamo un errore se pensiamo di interpretarli come esseri normali. Io non credo che siano normali, perché una persona che prende decisioni sapendo, non può non saperlo, che dalle sue decisioni si creerà la morte e la vita per decine di milioni di persone, non può essere normale. Io e lei siamo normali perché non uccidiamo nessuno. Ma provi a immaginare un po': ogni mossa che lei farà sarà la vita e la morte di molte decine di migliaia di persone. Beh, insomma, il punto da tenere presente è che molti di loro cominciano a capire che anche loro rischiano come esseri umani. E questo probabilmente è un punto, diciamo, dirimente. Io recentemente, qualche mese fa, ho scritto un articolo, dopo aver letto un articolo, un altro articolo, di un certo Rukoff, Mark Rukoff, un americano, un futurologo americano dei più rinomati. Le dirò il titolo è questo, è uscito sul Wall Street International, per esempio lo trovo, ben pubblicato. Che cosa pensano i padroni universali? Perché io è da tempo che mi interrogo intorno a questo problema, da quando scrissi il libro Superclan, e mi occupavo di loro, Superclan erano loro. Che cosa pensano? E questo Rukoff racconta questo episodio, che le dirò in breve. Lui dice di essere stato invitato a un certo punto l'anno scorso, aver ricevuto un invito in cui gli dicevano: signor Rukoff, venga a fare una conferenza da noi, siamo interessati. E dice: io normalmente ne ricevo 50 al giorno di queste lettere, quindi l'ho guardata distrattamente. E poi ho detto: non ci vado perché mi chiederanno le solite cose, dove dovremmo investire per guadagnare un sacco di soldi? E io mi sono stufato. E però ho guardato fino in fondo la lettera e ho visto che la cifra che mi proponevano, lui non ha scritto che cifra è, era talmente spropositata che non potevo rinunciare, quindi dissi di sì. E si trovò in un posto che non dice dov'è, probabilmente molto ricco. E mi aspettavo, dice lui, che mi mettessero un microfono al colletto e che avrei parlato di fronte a un pubblico rinomato di persone, di milionari. E invece no, non lo misero, non gli misero nessun microfono, lo portarono in una stanza molto bella, lussuosa, con tutto quello che occorreva per passare un bel pomeriggio, e di fronte a lui c'erano cinque persone. Cinque persone, e lui disse: mi accorsi che avevo a che fare con cinque plurimiliardari in dollari. Questi erano, lui li conosceva, cioè li ha riconosciuti, che è gente di quelle lì, diciamo, quelli che stanno molto in alto, forse non proprio lassù in cima, ma molto in alto. E racconta le domande che gli facevano questi signori. E le domande erano del tipo, proprio simile a quello che lei ha detto adesso. E che succederà quando il denaro che noi abbiamo in tasca o nelle nostre, che succederà quando il denaro non avrà più nessun valore? Uno. L'altra domanda che mi ricorda è questa, di quello che dice: ah, io mi sono costruito un grande rifugio per la mia famiglia, per i miei figli, dove potremo resistere per mesi, forse per anni. Acqua a sufficienza, cibo a sufficienza, ho fatto una cosa, ho speso, ma è stata una spesa, era molto contento. Racconta. Che poi dice: però io ho un problema.
è che il problema è che quando noi cercheremo di sopravvivere, sopravvivere, attenzione, la parola l'ha detta lui, quando noi cercheremo di sopravvivere, intorno ci sarà tutta milioni di persone che vorranno venire a dividere con noi e noi dovremo difenderci. Come armarci? Oppure l'altro che dice, e l'altro dei presenti dice, ma potrebbe anche darci che le nostre guardie del corpo, oltre a difendere se stessi, vogliono difendere anche le loro famiglie. Come facciamo a conservare la vita nostra e delle loro famiglie? E un altro risponde, beh, basterà che gli mettiamo dei collari esplosivi al collo e comandati elettronicamente, per cui se si ribellano li uccidiamo. E beh, dopo, quando non hai più le guardie del corpo, come fai a difenderti? Perché ci saranno davvero i milioni che vanno a premere sul posto dove ci sarà l'acqua, per esempio, da bere. E quindi lui conclude il ragionamento con delle parole molto intelligenti, molto ragionevoli. Dice: la cosa che capii è che queste cinque persone che avevo di fronte pensavano al futuro in termini di una fuga. Fuga, volevano scappare da qualche parte. Ed è impressionante perché io non dico che quelli siano i padroni universali, probabilmente non sono a livello, sono multimiliardari, ma sono ancora tra quelli che stanno a giocare in borsa, diciamo così. No, il problema è che alcuni di loro hanno cominciato a capire che c'è un rischio per tutti e quindi potrebbe essere l'unica speranza. Infatti io ho titolato l'articolo così: cosa pensano i padroni universali? Aperta parentesi, forse li rieduchiamo, negativo, perché forse è l'unico modo per fermare la loro follia, cioè che si spaventino anche loro, ma sul fatto che si deve essere spaventati non ho dubbi. Ma comunque è abbastanza agghiacciante scoprire che questi signori assomigliano alla raffigurazione che ne fa il cinema di loro, perché sembra veramente di vedere il signor No oppure il classico cattivo di James Bond, che chiaramente pazzo e che ha questo. Uno immagina magari che siano persone che ragionino, che usino la logica, invece a quanto pare sono proprio dei pazzi furiosi Giustamente che lei ha detto, molti dei film di fantascienza, questa scena ce l'hanno già mostrata. Per esempio, il famoso film 2012, non so se lei l'ha visto, quello che parlava della profezia dei Maya, un film molto sì, bello, certo. straordinariamente efficace dal punto di vista cinematografico, dove la storia era questa: moriranno tutti, si salveranno solo 50.000 persone che vanno sulle cinque navi che sono state piazzate dai cinesi in cima all'Himalaya. Anche questa è la follia. Poi naturalmente c'è la fine del mondo, che non è quella della guerra, ma è il sole che è impazzito, e dopodiché loro si salvano per andare dove? Non c'è più il mondo. Però se si ricorda anche nel Dottor Stranamore di Kubrick c'è questo discorso, quindi già nei primi anni 60 c'è quest'idea dell'elite, lì devono creare il futuro dopo una catastrofe nucleare, e allora discutono su chi deve sopravvivere, devono scegliere anche le razze da far sopravvivere, eccetera. E non a caso c'è un nazista di quelli probabilmente dell'operazione Paperclip che fa la parte di chi deve insomma organizzare tutto quanto. Quindi Sì. già allora il cinema raccontava l'elite in questo modo. Sì, soltanto che le previsioni diventano sempre più ravvicinate. Ecco. Orwell scrisse dopo la guerra 1984, ma noi siamo già oltre Orwell, se ci pensiamo bene. Sì, Nel certo. controllo siamo già sicuramente oltre Orwell. Orwell aveva lo schemino, era che ciascuno aveva un televisore, o meglio, una telecamera che lo guardava nel suo appartamento, no? Mi ricordo il film, alcuni film, insomma, il racconto è quello. Già ora ci sono fenomeni molto simili. In realtà, la vera fantascienza di oggi va oltre Orwell e siamo già anche va oltre 2001 di Odissea nello spazio. Bisogna andare a Aldous Huxley, Il mondo nuovo. Questo è l'altro
momento dell'utopia, però in quel momento della distopia, come si dice, cioè dell'utopia terribile, ci sono già elementi. La biogenetica è già Huxley. Huxley aveva identificato la biogenetica, noi ci siamo già dentro, stiamo già costruendo, bene o male, il superuomo, che tra l'altro vivrà molto più a lungo. Significa pensare, come scrive molto bene, io la sto leggendo ancora a fatica perché è angosciante, il libro di Ray Kurzweil, intitolato La singolarità è vicina, che sono i sub, come si chiama, i postumanisti, dove si delinea una società dove tutti i concetti che noi abbiamo nella nostra testa, perché li abbiamo ereditati bene o male dal XX secolo, cioè di uguaglianza, democrazia, solidarietà, spariscono, vengono proprio cancellati totalmente. Ci saranno i superuomini che saranno in connessione wifi con internet, quindi non avranno nessun rapporto, cioè un uomo sarà o connesso o non connesso. Se non sei connesso diventerai una specie di orangutan da mettere in una riserva perché non sarai più utile per nessuno, anzi sarai pericoloso. Quindi democrazia, voto, cioè, Dio mio, tutte queste cose spariranno e io ho l'impressione, se le cose continuano così, che andiamo proprio in quella direzione. Non è uno scherzo, non è più neanche una previsione lontana, perché alcune cose stanno già avvenendo e non ci sono neanche le regole per fermarle. Come fai a dire a qualcuno, se tu continui a pensare che il progresso, torniamo al discorso del progresso, se il progresso tecnologico è per forza di cose positive, come fai a dire a qualcuno che non deve crearti un'arma ultra potente per ammazzare ancora più gente? Se guadagna lo farà. Se guadagna lo farà. E non ci saranno nessuno, non ci sarà nessuno che gli può dire, neanche moralmente non devi farlo, tutti diranno, ma come? Io sono il progresso, sono il vertice del progresso, sono il meglio, come si dice a Roma, no? E tu mi dici che non devo farlo, lo farà. Quindi tutto questo nostro, questa nostra modernità, quella frase molto bella, qualcuno, non so chi l'ha detta, questa delle folle solitarie, ormai noi siamo una folla solitaria, siamo in mezzo agli altri e non vediamo più nessuno. Bene, io la ringrazio per questa chiacchierata, mi ha comunque fornito alcuni punti di novità che magari appunto non si conoscevano. Bene, sono contento se è stato utile e tanto le direi che io, se lei mi dà il suo link, lo metto su Pandora, perché Senz'altro. questo è utile anche per i miei lettori, cioè, sono cose che non si raccontano sempre, è venuto fuori una conversazione utile per molta gente che secondo me queste cose non le sa proprio, No, no, non so da infatti. dove potrebbe saperle, tra l'altro, non mi ha mai raccontate queste cose, nessuno, quindi Io ringrazio chi ci ha ascoltato e ringrazio Giulietto Chiesa per questa serata piacevole. Grazie a tutti e arrivederci. buona fortuna, arrivederci.